Scalo Zingarelli, frequento il terzo anno, l'istituto comprensivo numero uno, e poi sicuramente l'anno prossimo inizierò a frequentare il liceo scientifico Scienza Applicata a San Salvo, spero che si formi. Io le vorrei fare una domanda appunto a tutela della mia salute, ma se questo istituto insieme ai vari laboratori è a norma oppure no? Perché siccome già noi all'altra nostra scuola, quella che abbiamo frequentato nei nostri primi 2 anni, abbiamo scoperto che non era a norma, quindi vorrei sapere se... Vorresti avere assicurazioni circa la tua salute? Esatto. Sappi che la problematica relativamente alla sicurezza e quindi alla salute di tutti i lavoratori all'interno della scuola, in primis i ragazzi e ovviamente il personale docente, il personale di segreteria, eccetera, è nelle prerogative, cioè come dire, è sicuramente una preoccupazione, la prima delle preoccupazioni e la prima delle certezze che noi dobbiamo offrire. Questa scuola è completamente a norma, sia questa sede che l'altra. Ha delle piccole situazioni che vanno approntate, non a caso ti racconto anche questo. C'è un responsabile della sicurezza e della prevenzione di cui il capo d'istituto si serve per poter avere, perché il capo d'istituto ha una competenza non tecnica, non specifica per quelli che sono la valutazione dei rischi, ma si affianca e viene affiancato da un ingegnere che ha questo scopo. E con lui abbiamo fatto un sopralluogo della scuola e abbiamo visto che tutte le situazioni, insomma, in cui gli studenti e i docenti, quindi tutti gli ambienti in cui i docenti e i ragazzi frequentano, sono completamente sicuri. Ci sono delle piccole cose da fare. In più, noi abbiamo anche in procinto quest'anno, ma a breve, l'obbligatorietà di formare i ragazzi con 12 ore per la sicurezza, quindi anche voi stessi sarete attenti laddove ci sono delle situazioni magari che sono sfuggite oppure si rilevano in corso d'opera. Per cui è ovvio e necessario che la sicurezza sia fatta non solo per il personale che ci lavora, ma anche gli stessi studenti che frequentano le scuole, perché siamo necessariamente preoccupati di questo. Basta. Non credo se sia stata abbastanza Sì, è stata chiara o abbastanza soddisfacente la mia risposta o sufficiente. semplice. Io mi presento, sono Francesca Tantaro, frequento il terzo anno dell'Istituto Comprensivo San Salvo numero 1 e credo che l'anno prossimo, cioè credo che quest'anno mi iscriverò al Liceo Scientifico Scienze Applicate. Sì. E vorrei porle una domanda, cioè se la palestra di questa scuola dispone delle apposite attrezzature appunto, che soddisfano i ragazzi. Sì, tra l'altro questo probabilmente questo non è stato oggetto del vostro tour stamattina, però visto che mi solleciti questa domanda, semmai più tardi ve la mostro. È una palestra molto grande con spalti intorno per assistere a partite, perché spesso le attività di educazione fisica si trasformano in tornei all'interno delle classi, sia di pallavolo che di calcio, calcetto. Dispone di molti spogliatoi e di attrezzature, di spogliatoi per ragazze e per ragazzi. C'è la possibilità di fare docce e quindi di potersi poi avere, insomma, un ristoro rispetto alle 2 ore di educazione fisica. Le attrezzature all'interno sono attrezzi normali, c'è un quadro svedese, c'è una pertica, c'è una fune, e più tutti gli strumenti che dai birilli piuttosto che i palloni, piuttosto che, ecco, queste sono, se vuoi, dopo possiamo fare un giro, d'accordo? Grazie. Nulla. Allora, io sono Gianluca Della Penna, dell'Istituto Comprensivo numero 1 di San Salvo, frequento il terzo anno e anche io sono intenzionato a iscrivermi al liceo scientifico Scienze Applicate. Volevo chiederle quali sono gli sbocchi universitari da poter intraprendere una volta terminati i 5 anni di scuole superiori. Bene, allora il profilo in uscita, no? Cioè quello che alla fine del percorso quinquennale
dovrai dimostrare di poter possedere è una preparazione tecnica scientifica, specificatamente rispetto al percorso di studi liceale tradizionale, privo però dell'insegnamento del latino, perché per il resto i due piani degli studi si equivalgono. Puoi iscriverti a qualunque facoltà, ovviamente nel corso di qualunque facoltà universitaria, e nello stesso tempo però il corso di studi dei 5 anni è esso stesso orientante. Sarà cura tua poi pensare di rivolgerti alle materie tecnico-scientifiche piuttosto che quelle, non so, letterarie, storiche o letterarie, perché è la tua, come dire, passione, la tua propensione verso un gruppo, un'area linguistica piuttosto, un'area disciplinare piuttosto all'altra. Quindi tu avrai però tutte le opportunità che. Il ventaglio sarà estremamente ampio. In più, la preparazione ti consentirà effettivamente, al di là di avere una propensione verso un'area linguistica piuttosto che tecnico-scientifica, di muoverti come meglio credi. Cioè, io credo che una facoltà di agraria che sembrerebbe molto lontana dal vostro percorso di studi, in realtà potrebbe essere benissimo, perché lo studio della chimica, della biologia, tutte le altre materie, no, possono essere, concorrono a poter avere anche lì. Ho un'esperienza personale, ho un figlio che appunto ha finito una quinta liceo scientifico, stiamo parlando di alcuni anni fa, terminata la sua presa la sua maturità scientifica, si è poi iscritto alla facoltà di agraria nella Tuscia a Viterbo, adesso è un agronomo e non ha avuto alcuna difficoltà, eppure erano magari situazioni un po' più lontane, sembra apparentemente più lontane rispetto al percorso di studi. A Grazie. te. Io sono Letizia Potenza, frequento la terza dell'Istituto Comprensivo numero 1 di San Salvo e siccome credo anch'io di voler frequentare lo scientifico, sono indecisa tra il tradizionale e scienze Scienze applicate. applicate. Quindi volevo sapere le differenze che caratterizzavano questi due indirizzi. Dalla brochure la possiamo prendere, così hai visto che il piano degli studi è un piano degli studi che non si differenzia moltissimo. Ti dicevo prima a proposito dello studio del latino, perché poi per quanto riguarda le altre materie, le altre discipline, il profilo in uscita è. Certo, la differenza, secondo il mio modo di vedere, io ho fatto il liceo classico quando ho dovuto scegliere, però nella mia città non avevo molte scelte, però sono stata poi contenta di aver intrapreso questa. È la, diciamo, l'essere previsto lo studio del latino consente ai ragazzi di affinare moltissimo le capacità logiche di ragionamento e di sapere anche piano piano possedere anche un lessico, una terminologia sempre più appropriata, perché si sa, no, che lo studio della nostra lingua deriva dal latino, per cui moltissime parole, anche che potremmo non avere, di cui non potremmo sapere il significato, in realtà andando alla radice etimologica della stessa parola potremmo, no? Il latino ci dà una mano. In più, questa capacità di ragionamento è una capacità trasversale che tu utilizzerai in tanti ambiti. Ed è qualcosa che non viene perseguito solamente dalla materia tecnico-scientifica, che è la matematica, che sicuramente implica la logica, ma anche lì, perché abbiamo una costruzione sintattica del periodo dove l'analisi logica, non a caso, dove l'analisi logica, l'analisi del periodo devono essere assolutamente maneggiate con estrema facilità, e quindi questo aiuta. Poi non è da non considerare anche l'altro aspetto, che è l'aspetto, diciamo, dello studio mnemonico, cioè esercitare la memoria. Quando noi studierai, se vorrai, e quindi intraprendere il liceo scientifico tradizionale, lo studio delle declinazioni, che sono le prime cose, non so se nella scuola media non qualcosa si fa, comincia a farsi, ha bisogno di una. Di una
assunzione, diciamo così, a memoria, no? La prima declinazione è rosa, rosa, e te lo ricorderai per tutta la vita. Ma al di là di questo, l'aspetto di curare la memoria è una strategia, come dire, che ti servirà sempre. Quindi la si esercita in particolar modo nel studio delle declinazioni piuttosto che dei verbi, nella disciplina, nel latino. Però poi è una cosa, una abilità e una competenza che tu porterai come patrimonio, come no, tuo anche per le altre discipline. Non è uno studio mnemonico fine a sé, ma è quello che ti serve per poter studiare anche altro. Ok, grazie, la ringrazio anche di averci ospitato oggi nel Sono suo contenta. istituto. Grazie a voi di Siamo essere rimasti venuti. contenti, quindi grazie. Bene, sono contenta di avervi anche rilasciato questa piccolissima intervista, perché significa che il vostro grado di attenzione relativamente alla scuola che dirigo da poco ha avuto riscontro, e i nostri sforzi, per quanto insomma con poveri mezzi come tutte le scuole ormai si devono muovere, però è andata nella direzione giusta. Quindi vi aspettiamo numerosi anche nei laboratori. Avete visto i giorni dell'Open Day sono, adesso ve lo dico, qui non c'è scritto, ma c'è scritto su quello piccolino, il 13 12 gennaio e 13 febbraio, mi pare. Ah. 24 gennaio, Esatto, 24, va bene. Tu questa parte toglila perché cioè, noi ci siamo impappinate. E i due giorni di Open Day sono, sì, in gennaio e tutte e due in gennaio? Dunque, sono scritte qua, il 24 24 gennaio. gennaio e il 13 febbraio dalle 15 alle 18 insieme ai vostri genitori e anche allargato alla vostra famiglia, insomma, o a chi può avere interesse per iscriversi a questa scuola. Sono molto soddisfatta che voi abbiate voluto concludere il vostro percorso, diciamo, di informazione anche con questo momento più significativo, perché l'essere così rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi e alle vostre perplessità, non fa altro che mi ha fatto piacere. Grazie mille. Grazie a lei, grazie. A voi.